Pace e bene a tutti. Oggi è il 29 di aprile e noi festeggiamo Santa Caterina da Siena, patrona d'Italia. Chi è questa santa? È una fra le sante più popolari e fra le sante più amate anche dagli italiani. Non soltanto perché con la sua azione robusta, pressante, riuscì a convincere il Papa Gregorio XI a lasciare Avignone e a tornare a Roma, nella sede di Pietro, ma perché fu una donna che ebbe il dono particolare di parlare con semplicità, ma di toccare il cuore. Lei, che non aveva studiato, che all'età di 12 anni però si puntò e disse di no al padre, che non voleva andare maritata, non voleva sposarsi. A lei bastava una piccola stanza che il padre gli doveva dare e lì avrebbe condotto la sua vita. A 12 anni, non una donna matura, ma a 12 anni ha questo impegno, e la sua stanza vide passare innumerevoli personaggi, fra i più grandi, fra coloro che erano i pensatori, coloro che oggi noi riteniamo maestri di spirito, venivano ad attingere a lei. Santa Caterina da Siena non sapeva scrivere molto bene, però tutto veniva dettato da lei e le sue parole sono infuocate, le sue parole sono di un poeta maturo. Una donna in un'epoca così travagliata della storia della Chiesa, siamo nel 1300, lei morirà verso la fine del 1300, una donna che però con coraggio ha saputo vivere la propria vocazione, ciò a cui Dio la chiamava, essere voce di questo Dio che ama, essere voce di questo Dio che chiama, essere voce di questo Dio che vuole tutti nell'unica Chiesa di Cristo. Santa Caterina da Siena allora ci insegna che dobbiamo non tanto compiere le nostre opere, ma compiere l'opera che è quella di un altro, la salvezza per tutti. Questo, quando recitiamo il Padre nostro, sia fatta la tua volontà, non l'accettazione con il capo chino e dolente di una volontà troppo pesante per noi, ma la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvi. Questo rallegra il cuore, anche se noi dobbiamo faticare, anche se la fatica fa sentire il suo peso. Santa Caterina, aiuti noi e il mondo intero a questa fedeltà e a questo compito. Pace e bene a tutti.